Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. In questo video volevo farvi vedere un acquisto che ho fatto. Se ci avete fatto caso, sono stata un po' assente, ma perché mi sono presa una pausa per me stessa e devo dire che ne avevo veramente bisogno. Allora, guardando i video delle mie amiche di YouTube, in poche parole Eleonora Mocio, ho visto che nominava spesso una ragazza che si chiama Veronica, che vende alcuni prodotti. E sempre ascoltando quello che diceva Eleonora, avevo capito che questa ragazza era siciliana e che faceva il mercato. Sapete benissimo il mio amore per il mercato, l'ho fatto per 20 anni, quindi sapete benissimo che mi ha fatto, diciamo, ci ha dato da mangiare per 20 anni ed è rimasto nel mio cuore questa cosa. Quindi cosa sono andata a fare? Sono andata a spulciare il suo Instagram e ho visto alcuni prodotti che lei vende. Ovviamente ho fatto subito un ordine perché in primis lei è una persona veramente gentilissima. Qualsiasi messaggio io gli mandavo anche di sera, lei mi rispondeva. Tutte le mie preoccupazioni, ma il parco mi arriva intero, ho paura che si rompa, cose. Proprio lei sempre, sempre veramente una ragazza molto molto attenta. Mi piace tantissimo il fatto che ha la bancarella, ovviamente, perché mi piace il fatto che lei prosegue con queste tradizioni. E vi voglio dire anche questa cosa: è bello sì andare nei negozi, andare a comprare le cose con l'aria condizionata, i riscaldamenti e tutto, però volete mettere la tradizione di andare al mercato? Perché la state facendo, tipo, la state allontanando tantissimo. Invece è bellissimo andare al mercato, parlare con le persone. Ad esempio, se parlate con Veronica, poi vi metterò i suoi contatti giù nell'info box. Lei non mi ha detto di dire niente, di fare niente, è una cosa detta veramente dal mio cuore. È come se voi, cioè non lo so se vi capita, io ad esempio quando andavo al mercato, che io ci lavoravo ovviamente, avevo le mie bancarelle di fiducia, quindi quella bancarella dove tu gli dici: oh, dammi tutto quello che sai di qua e di là. Ecco, parlare con Veronica è come se fosse l'amica della porta accanto, quell'amica che tu ci parli tutti i giorni, che conosce tutti i tuoi vizi, che conosce tutte le tue ossessioni. E mi ha fatto veramente sorridere questa cosa, perché veramente c'è stato quel feeling con lei che di norma io ce l'ho con diciamo i miei colleghi, dove io acquistavo tutte le mattine in vari posti, in varie bancarelle dove io andavo, perché io ovviamente facendo il mercato andavo a comprare o la carta igienica o prodotti cosmetici o altre cose, li compravo nei miei colleghi che avevano queste bancarelle. Quindi non fate, diciamo, sperdere queste cose, perché è una cosa bellissima andare tra le bancherelle, specialmente adesso che è Natale. E soprattutto sono delle bancherelle che hanno la stessa, lo stesso valore di un negozio, perché noi paghiamo le tasse, paghiamo il suolo pubblico, paghiamo tante cose. Quindi è come, è la stessa identica cosa, solo forse sono più caserecce, più a tu per tu, ed è una cosa che mi piace tantissimo. Quindi vi consiglio assolutamente di andare nei mercati, indifferentemente da dove andate, andate nei mercati, acquistate nei colleghi che prendono acqua, vento, sole, acquistate da loro. E poi, se vi interessano i prodotti che vi faccio vedere, acquistate da Veronica, perché Veronica ha dei prezzi bassissimi e soprattutto si trovano quei prodotti che io personalmente, ve lo posso anche giurare, non ho trovato né a Palagonia, il mio paese, né a Caltagirone, né a Mister Bianco da Francis, come caspita si chiama, né da altre parti. C'è un prodotto che io lo stavo cercando come una pazza, perché tramite anche video di TikTok mi ha fatto rincretinire, e poi l'ho visto da Eleonora. Quando l'ho visto da Eleonora, anche l'ho visto da lei stessa, da Veronica, perché aveva fatto un Instagram Stories con questo prodotto. Non vi dico le urla e i messaggi vocali mandati a mia comare, mia nipote, sua sorella, di tutto e di più, perché noi abbiamo visto questo prodotto, ovviamente lo stavamo cercando, spulciando nei vari posti, ma alcuni venivano da troppo lontano, e quindi pace amen.
Il pacco l'ho ordinato e mi è arrivato in pochissimo, pochissimo tempo. Adesso prendo le forbici e apriamo insieme. Il pacco mi è arrivato in pochissimo tempo. E niente, chiuso benissimo, cioè vedete la confezione, scusate, non vi faccio vedere l'altro lato perché ci sono tutti i dati e non mi sembra giusto. E niente, gli ho ordinato alcune cosucce. Ovviamente questo è stato un acquisto di, diciamo, una prova per vedere come arrivavano i prodotti e specialmente perché mi serviva tantissimo un prodotto proprio nello specifico che adesso vi faccio vedere. Quindi ho voluto fare un piccolo ordine perché ci siamo messi d'accordo con le persone che vi ho nominato poco fa, quindi mia nipote, mia comare, eccetera, eccetera, che volevamo questo prodotto e quindi volevamo fare un ordine abbastanza sostanzioso. Vi dico che ho fatto quest'ordine anche perché avevo sentito la promozione che in tutto il mese di dicembre con 20 euro di spesa lei regalava una specie tipo di mystery bag, no? una bag surprise, tipo come Pink Panda. Io sono pazza perché io adoro acquistare da Pink Panda proprio perché mi dà proprio il pacco regalo, anche se poi spesso capita che non mi piace quello che c'è di dentro, però mi piaceva il fatto di fare questo ordine e vedere cosa c'era in questa Big Surprise. E poi volete mettere da Sigiuliana a Sigiuliana? Avete presente quelle bimbe che ricevono i regali? Io. Ecco qua il prodotto. Ve lo faccio vedere subito perché io lo devo aprire. Ecco qui il prodotto. Questo veramente TikTok. Cioè, guardate l'imballaggio. Cioè, dai, avaia. Io ho fatto un ordine da. Come si chiama? No, Tigotà. Tigotà era, ora non mi ricordo. Comunque, in caso ve lo scrivo. Non erano impacchettati così assolutamente, erano tutti messi alla rinfusa, non erano impacchettati, infatti la mia amica mi fa no, dice non conviene di ordinare perché, da loro perché non erano impacchettati bene, con la cosa che l'ammorbidente era un po' aperto, quindi no. È bello impacchettato proprio, ovviamente. Ha ragione che impacchetta in questa maniera per far sì che non si disperda il prodotto. Sono molto curiosa di provarlo. Cioè, ho sentito proprio TikTok è pienissimo di questa cosa e ero veramente curiosa al massimo di provarlo. Ho altri prodotti, però questo mi mancava ed è il sapone sgrassatore universale alga, ovviamente a spray, bello, cioè lo dovevo acquistare, lo dovevo acquistare. Scusate, ma devo sentire il profumo se è uguale. Buono. Oltre a sentire il sapone alga, si sente anche un po' di Marsilia. Lo dovevo assolutamente provare. Ero di una curiosità disarmante. E questo mi sono scritta anche il prezzo. Lo sgrassatore costa 1,70 euro ed è questo qui. Bellissimo, io non vedo l'ora di utilizzarlo e sicuramente lo devo far utilizzare anche a mia nipote perché lo vogliamo tutti. Poi ho comprato altre cose e poi lei mi ha messo anche questa che è l'angolo delle idee, vabbè, surprise bag, che è questa, ma l'apriremo dopo perché vi faccio vedere cosa ho acquistato. Come vi dicevo, lei è anche del make-up e quindi amante del make-up, non potevo comprare qualcos'altro perché, vi ripeto, era una prova e soprattutto volevo questo. Però ovviamente tutto imballato bene, cioè ve lo faccio vedere, non ha sgocciolato niente. Bello, 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 bello. Ma è pienissima. Cioè è piena, guardate qua. Allora, infiliamo la mano e vediamo cosa c'è, anche se io lo so. La cosa più particolare è quando una persona è seria fino all'osso, c'è anche lo scontrino. Fidatevi di Veronica perché mette anche lo scontrino.
cosa che altri non fanno. Allora, andiamo e peschiamo, ovviamente poi vi metterò tutto. Io ero molto curiosa perché tutti parlavano di volumizzare le labbra con quello di Nabla, quell'altro, eccetera, eccetera. Io non volevo spendere così tanto e quindi ho voluto prendere questo qui. Che veramente, cioè, se voi vedete tutti i prodotti che ho preso, TikTok è pieno, cioè è pieno di questi prodotti. Io adesso ve lo faccio vedere, ma ovviamente la prossima volta lo proviamo sulle labbra. Anzi, se volete, io lo provo su Instagram, così lo vedete in diretta. Questo è il prodotto, vedete? È come se fosse tipo un lucidalabbra. Posso sentire il profumo? Profumo? Di che cos'è? Tipo mango. Bello, profumo bello. Non vedo l'ora di utilizzarlo e ve li farò vedere su Instagram. E forse anche su TikTok. Per i prezzi, ovviamente, se siete molto curiosi, perché i prezzi sono bassissimi, ve li assicuro, li metterò o scritti nell'info box oppure vi metterò la pagina di Veronica, ve la metterò lo stesso, la pagina di Veronica e andate subito a vedere cosa vi propone lei, perché ha delle cose bellissime. Poi ho preso questa qui perché io volevo prendere la palettina, quella di Huda Beauty, e sinceramente avevo fatto anche un altro acquisto quando fu dell'11-11 forse, e quindi ho detto no, preferisco prendere qualcosa di particolare. Infatti ho fatto l'ordine da lei e ci ho azzeccato perché vi faccio vedere questa palettina e mi dovete dire che cos'è. Cioè, vedete? Una palettina bellissima. Vi swatcho alcuni colori che hanno una scrivenza. Ciao, Uda. Ciao, Uda. 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 Ha dei colori bellissimi, ma veramente molto, molto belli. Questi sono i colori. Ovviamente faremo un make-up con questa palettina e si chiama Naughty Nude e Shadow. Ed è questa. Cioè, ciao, ciao bimbe, ciao, 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 ciao. Poi, proseguiamo, ma è meglio che mi prendo una Salviettins. I colori sono bellissimi. Poi faremo un make-up, così la proveremo bene, bene, bene. La palettina, forse me la sono scritta la palettina. Sì, 3,50 euro. Cioè, questa è 3,50 euro, va. Poi ho preso questo. Allora, sapete tutti che io sono appassionata di mascara. Ne ho un cassettino pieno pieno di mascara perché io adoro il mascara, avendo delle ciglia molto molto belle folte. Prendendo qualsiasi tipo di mascara, io ci azzecco sempre. Gli ho detto che volevo un mascara particolare e questo me l'ha scelto lei proprio perché voleva fare la prova proprio con le mie ciglia. E quindi per il mascara l'ha scelto lei perché lei veramente, se vedete il suo profilo, ne ha tantissime di vari tipi. E ho preso, cioè mi ha preso questo qui. Già il pack è bellissimo. Cioè, il pack è bellissimo. Se dovete fare dei regali di Natale in tempo zero, a prezzi bassi, vi consiglio proprio il suo. Andate da lei, cioè dai. Dai, anche se dovete fare soltanto questo regalo, cioè io dice, non ho la possibilità. Aspettate che il mascara è 3 euro. Io non ho tante possibilità di fare regali. Cioè, facciamoci un conto. Io non ho tante possibilità. Devo fare vari regalini, faccio un ordine intero e poi metto questi regalini con delle caramelle, dei cioccolattini e tutto. Cioè, chi non vuole ricevere un mascara del genere? Dai, ditemi la verità. E poi c'è anche lo specchio, sì. Qui c'è anche lo specchio. Cioè, dai. Quindi mettete il mascara. Ovviamente lo apro perché lo voglio provare assolutamente. Ormai questo è il mascara. Non so se si vede. Ha i dentini. Guardate qua. Lei dice che è eccezionale. Ovviamente lo devo provare su di me, sulle mie ciglia. Però già il pack per me ha vinto. Per me questo mascara ha vinto. Cioè, fate una figura pazzesca con questo mascara, veramente. Andiamo avanti.
ho sentito un'altra cosa. Questo cos'è? Ah, l'altro mascara, questo l'avevo scelto io. Ed è un altro mascara. E questo è volume waterproof. Anche questo lo apro perché voglio ovviamente vedere lo scovolino e voglio vedere com'è il mascara. Io questi mascari così, questa tipologia, scusate, questa tipologia di mascara la preferisco perché mi volumizza tantissimo le ciglia. Io non ho problemi di allungare tutto, ma ho problemi, tra virgolette, di volumizzare le ciglia, nel senso di alzarle tutto. Lo devo assolutamente provare. Questo ovviamente li faremo tutti insieme su Instagram, così faremo. Io vi lascio la chicca dell'ultima. Ho preso due prodotti. Comunque, su Instagram o su TikTok vi farò il video mentre li utilizziamo. Allora, questa è la matita. Una volta io vi ho detto che utilizzavo una matita comprata al mercato che mi rimaneva dentro l'occhio per tutto il tempo, fin quando non la struccavo. Una delle matite che io adoravo si chiamava Luna e l'altra è questa qui. Questa qui è della Sibella. Giusto? Sì, Sibella Milano. E questa io la compravo da un collega al mercato e questo collega mi diceva: "Guarda Stefania, prendila perché questa matita ti tiene dentro l'occhio fino a veramente che tu non la strucchi". Io non ci credevo e invece ho dovuto ricredermi perché veramente mi durava tantissimo. E quindi sono sicura al 100% di provarla e vedere se mantiene questa dritta dentro l'occhio. Ovviamente è quella che si deve temperare anche se plastificata, ma ovviamente la utilizzeremo. La matita è costata 2 euro. Poi ditemi se non vi piace ricevere un rossetto in questa maniera. Questo è il pack del rossetto. Guardate qua. Potete fare anche la combo tipo mascara e rossetto. Bellissimo, rossetto stupendo. Un colore a caso ho preso. Io ho preso. Scusate, io ho preso un colore a caso come sempre. Un malva. Potevo non prendere un malva? Cioè, dai, ditemi voi se non è un rossetto pazzesco. Bellissimo. Cioè, bello, bello, bello. Ve lo faccio vedere. Ed è questo colore qua. È un malva scuro, ovviamente. Bellissimo, poi proprio scorre che è una bellezza, bello morbido, bellissimo, stupendo. Sono rimasta molto molto contenta di quest'ordine. Poi per finire ho preso questo. Questo è un lip matte. Allora, quando l'ho ordinato io non c'era, era rimasto uno che ovviamente sapete tutti che spesso capita che nelle bancarelle ci siano le manolesta e niente, io gli ho detto vabbè, anche se c'è, lei mi ha detto, dice no, guarda, dice c'è soltanto, dice, il rossetto, ma la matita non c'è. E gli ho detto non ti preoccupare, non è un problema, mandami un'altra matita qualsiasi. E quindi mi ha messo questa matita, è una matita labbra, sempre della stessa marca, però si chiama no, vabbè, non ci ho messo il nome, forse nemmeno il numero. Comunque, è di questo colore viola. Ve la faccio vedere perché è molto molto bella il colore. È una matita temperabile e questa matita mi piace perché quando la utilizzerò e ve la farò vedere, metterò anche del glitter al di sopra. Ed è questo viola qua ed è bellissima, molto molto bella. E poi vi faccio vedere la tinta che è questa qui e si chiama Matte Chocolate. Di cioccolato non ha niente, ma se vedete il colore sapete subito che è quello che piace a me. Sono molto scontata ed è questo, vedete, è uguale al rossetto, soltanto ovviamente si asciuga matte. Il rossetto è abbastanza cremoso e la tinta è questa ed è bellissima, cioè stupenda, veramente troppo troppo bella. E questi sono gli ordini che ho fatto io. Mi sono trovata benissimo, lei veramente è una bravissima persona, ve la consiglio e cioè fate degli acquisti che non ve ne pentirete. Adesso andiamo ad aprire la surprise bag. Sono molto curiosa perché io non ho voluto spoilerarmi niente, quindi voglio proprio vedere cosa c'è all'interno.
Infatti per questo il parco l'ho aperto assieme a voi, perché sennò poi sapevo quello che c'era e non c'era quella tipo cosa... Oh, sorpresa! A me piace quella... sorpresa! Dice, ma sei tornata più cretina di prima. Ebbene sì, ebbene sì. Allora, senza guardare, andiamo a... Che c'è? Un sacco di cose. Allora, andiamo. Oh, questo è nuovo. Rossetto matte, lucida labbra e matte. Ah, bello. Allora, qui, vabbè, non lo apro, dai. Qui c'è un rossetto fucsia e qui poi c'è il lucida labbra, un po' più rosellino. Bello. Non è il colore che io utilizzo al mio solito, però molto molto bello. Bello, mi piace. Poi andiamo. Ovviamente come la mystery bag non è che tutto piace. Questo l'ho visto. Non lo voglio aprire. È sigillato? Sì. Questo è un eyeliner. Questo allora, sto facendo un corso di make-up, quindi arriveremo a utilizzare l'eyeliner. Questo è un eyeliner. Questo è un eyeliner. Cioè, ditemi voi se regalate un eyeliner in questa maniera, cioè con tutti questi glitter così, è stupendo. Cioè, dai, dovete fare dei regali del genere. Non fate quei regaloni grossi che poi possono cambiare, perché non gliene frega niente di quello che avete regalato. Fate dei pensierini. Per Natale si fanno dei pensierini. I regali, quelli cicciottelli, quelli più grossi, si fanno per i compleanni. Non si fanno per Natale. Per Natale si fanno i pensierini. Andiamo avanti, ma che cos'è? Aspettate. Ah, è tutto completo! Ehi, tutto completo! Ehi. Se vi rendete conto? Questa è una big surprise! Cioè, già potete fare un sacco di regali soltanto con la big surprise. Io la devo aprire, ovviamente. La apro perché ovviamente è mia, quindi la devo utilizzare io. No, no, se no Veronica poi si arrabbia. La devo utilizzare io. Mi dispiace. Anche se qualcuno la vuole. No, assolutamente. La devo utilizzare io. La voglio, la voglio. Poi già il colore. Ovviamente nella Big Surprise non sapete quello che c'è all'interno. Però già il fatto stesso. Che c'è? Questo che cos'è? Ah, questo. No, dai, è uno zainetto. Zainetto proprio adatto a queste occasioni, perché visto che giochiamo a carte, ci vuole lo zainetto per mettere i soldini all'interno. Bello, dai, guardate, è proprio uno zainetto. È uno zainetto. Bellissimo, bellissimo. Poi andiamo a vedere questi due prodotti. Questo è un pino silvestre, un doccia shampoo. Devo sentire la profumazione, mi manda. Apriti cielo. Buono. Madonna. Buonissimo. Buonissimo. E poi c'è questo che è Malizia Profumo Intesa. Quindi un deodorante. Sentiamo. Bello. Ma bello. Ma io questo non lo trovo qua. Mi sa che farò un altro ordine. Buono. Buono. Buono, 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 buono. Io ho fatto veramente bingo con lei. Ho fatto bingo. Magia. Chi provo? Scusate, Magia in siciliano. È tipo, mamma mia. Cioè, qui dentro si sta sentendo proprio questo profumo. Ma una cosa incredibile, bellissimo. Tutto, tutto bello. Allora, devo dire che sono rimasta molto contenta. Sono rimasta contenta che i prodotti mi siano arrivati intatti. Sono rimasta contenta perché sono dei prodotti veramente ottimi, perlomeno a primo acchito, anche come scrivenza, la matita nera, il rossetto e tutto. Già questo si sta asciugando. E soprattutto anche perché ho ricevuto 5 prodotti di Mystery Bag, anche che io ho speso super giù sulle 20 euro.
sono rimasta molto molto contenta. Sicuramente farò altri acquisti per quanto riguarda Veronica. Sicuramente nel mio canale troverete altri video perché sul mio canale, su Instagram, su TikTok, perché sinceramente devo prendere altri prodotti, tra cui altre farmi la scorta di alga, perché vi ripeto, qui non la trovo assolutamente. Poi ha anche quello del WC con i glitter che mi fanno morire le persone che gli dicono voglio quello colorato, ma io i glitter nel gabinetto non l'ho mai visti, quindi devo andare a vedere come diventa il mio gabinetto con i glitter. Scusate, per me è una curiosità che ho nella testa. Quindi sicuramente farò un altro ordine per quanto riguarda Veronica. Io vi metterò tutti i suoi social giù nell'info box. Ricordatevi che c'è questa promozione, non so se c'è ancora ovviamente, che se spendete un tot ricevete la bag surprise, e sinceramente ricevere dopo un tot di soldi 5 prodotti così per me è ottimo assolutamente. Poi questo deodorante mi sa che lo prenderò, quindi me lo devo segnare. Segnatevi questo deodorante perché è ottimo, anche il bagnoschiuma. E niente, che dirvi di più? Io per quanto riguarda questo video è tutto. Io vi mando un grossissimo bacio. E come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!